Il mio imperfetto colore. Scritto da Pensiero Nero. Letto e interpretato da Gli audiolibri dell'avido alchimista. In collaborazione con Il Fantastomondico, Zero Copyright Free Music e Lilletta Eli. Musiche di Zero Copyright Free Music. Se volete contribuire in qualche modo alla crescita di questo avido lettore nascente, beh, trovate tutti i link in descrizione. Ad ogni modo, mettetemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Buon ascolto. Il vero amore fiorisce tra le persone, non tra i sessi. Esistono limiti? No, io non credo. È questa la natura del mondo. Tutte le cose cercano la normalità e nella normalità la pace. Eppure, per me non è sempre stato così. Tutti gli eventi della mia vita, non importa quanto travolgenti o bizzarri, sono sempre stati diluiti dalla necessità di nascondermi dietro alla maschera di un falso me stesso. Il problema? Mi sono innamorato del mio migliore amico. Compagno di giochi dell'infanzia, vicino di casa in adolescenza e pezzo del mio cuore per tutto il resto della mia vita. Forse per voi oggi non è un dilemma, ma per me, che sono nato nel peccato nella prima metà del Novecento, lo è stato. E come se lo è stato? Il giorno in cui seppellii mio padre nel cimitero del mio paese, alla fine della funzione, Marco, il mio unico amore, ricambiò il mio sorriso. Riuscii a vedere un timore controllato nei suoi occhi. Si stava preoccupando per noi o di noi? Finalmente il mostro non c'era più, ma quando sostenni il suo sguardo verde, non trovai alcuna risposta. Andrà tutto bene, dissi con la bocca amara, ma sapevo che non sarebbe cambiato niente. Eravamo nati sbagliati in un mondo ancora più sbagliato, e stare in piedi quel giorno, in quel cimitero, rinforzò ancora di più il senso della mia solitudine. Passai in rassegna le lapidi con lo sguardo. Attorno a me ve n'erano decine, e ogni tanto una croce o una statua che spuntavano da un'erba gialla che cresceva ovunque e non aveva bisogno di essere tagliata. C'erano pochi alberi sulle tombe e nessun muro indicava i confini del camposanto. Avevo seppellito mio padre, il mio carnefice, in un cimitero pratico, senza cura per i sentimenti o la bellezza. In fin dei conti, di queste cose non gli era mai importato, nemmeno da vivo. Nella luce accecante di mezzogiorno mi voltai e vidi il volto di Marco. Era liscio, innocente, e la sua pelle macchiettata dalle ombre delle foglioline degli alberi. No, non c'è niente che va bene, rispose alla mia affermazione. Tuo padre è morto, ma tu non hai ancora iniziato a vivere. Mi prese la mano e mi condusse fuori dal cimitero, percorrendo la stradina di terra battuta come se tenesse le redini di un cavallo. All'improvviso, senza controllo, fermai il passo e lo strattonai all'indietro. Una profonda tristezza si impadronì di me e lui si voltò, senza smettere di stringermi la mano. Non tentò di confortare i miei occhi gonfi o di dirmi che sarebbe andato tutto bene per due pervertiti come noi. Sapeva che era impossibile. Ma quando le lacrime, calde e senza controllo, passarono sotto le mie palpebre serrate e mi inondarono le guance, lui, con tutto il suo amore, si sporse in avanti e mi baciò sulla bocca, con un bacio di guarigione. Mi abbracciò il petto e mi inondò con il suo essere fatto di presente. Nascose gli occhi contro la mia spalla e, alla fine, anche le sue lacrime presero a scorrere, scaldandomi il collo. Il mostro non c'è più, sussurrò con il cuore in gola.
A quel punto provai paura. Non ero sicuro di volermi avventurare nella comprensione del nostro legame o di quello che avrebbe potuto essere. Ero giovane. Non ero neanche pronto per un secondo bacio e nemmeno per le complicate implicazioni che avrebbe potuto comportare. Se solo qualcuno ci avesse visto, cosa sarebbe potuto succedere? Chiusi gli occhi e per un istante il mio subconscio riportò in vita mio padre. Andrea! Ragazzo! Vieni qui! Aveva gridato la prima volta, quando trovò me e Marco addormentati nel fienile, abbracciati l'uno all'altro. Dal basso dei miei 13 anni, nella sua voce, come un tuono in un barile, avevo sentito qualcosa a cui non potevo disobbedire. Quando mi alzai, la paglia rimase appiccicata al mio sudore su schiena e braccia, mentre Marco, rimasto coricato, si era alzato su un gomito, in attesa di quel che avrebbe potuto succedere. Né spettatore, né protagonista. Mio padre rimase furioso per un lungo istante, davanti all'uscita. Sentii l'aria bollente inondargli i polmoni e lo scorrere furioso dei suoi pensieri contro di noi. L'ira e la vergogna gli suggerivano di farci a pezzi, tutti e due. Tenni lo sguardo a terra. Sapevo che avevamo sbagliato. Mi voleva bene. Ero suo figlio, ma alzai lo sguardo, incrociando il suo, nel momento esatto in cui percepii la sua perdita di controllo. Mi riempì di pugni. Pesanti, duri, callosi come martellate sulla carne, solo per riportarmi sulla corretta via. Quella giusta per vivere nel suo mondo, che vedeva uomo e donna assieme. E nessun altro. Quando Marco si avvicinò, un colpo di mio padre lo abbatté a terra come un uccello colpito in volo da una pietra. Io rimasi a quattro zampe, come un cane, coperto di lividi, gli occhi blu e il sangue diluito dalla saliva che colava dalle mie labbra spaccate, impastando la paglia sulle assi del fienile. Scusate se rido, ripensando proprio a quella paglia stropicciata. In quel momento, in un certo senso, tutta sparsa e in disordine, mi sentivo esattamente come lei, davanti agli scarponi di mio padre. Un essere insulso che si contorceva dalla vergogna, per un motivo che gli era chiaro, e tuttavia non poteva farci niente. Nonostante i miei danni fossero peggiori, guardai se Marco stava bene. In un certo senso le sue ferite avevano più importanza delle mie. E per me quel pensiero aveva un significato. Il nostro amore era stato come la grande guerra che da lì a poco avrebbe sconvolto le nostre vite. Facile da iniziare, difficile da fermare. A volte rifletto ancora su mio padre, quel genitore più simile a un orco che a una persona. È colpa di tua madre! Mi gridava contro ogni volta che il vino parlava per lui. Questa malattia è nel tuo sangue! Quella maledetta puttana che il diavolo se la porti! Anche lei è scappata con una donna. Io lo so, maledetta puttana, strega! Mi colpiva fino a quando agonizzavo a terra. Poi, con il fuoco del camino alle spalle a oscurargli il viso, sedeva sulla sua poltrona, ricominciava a bere e mi guardava. Cosa ho fatto di male per meritarmi un figlio come te? Si chiedeva. Ridotto com'ero, non avevo mai la forza di alzarmi e scappare. E pregavo che il vino non finisse mai, perché a mezza strada, sulla via della cantina, mio padre avrebbe sempre trovato me. Niente gli avrebbe impedito di ripetermi la lezione. Tenevo d'occhio le sue nocche insanguinate e mi domandavo quando guarirò da questa malattia. A volte guardavo Marco lavorare distante, nei campi. Non pensarci neanche, Andrea. Mi avvertiva mio padre, come se avesse potuto percepire la disperazione nel mio cuore. Ora, a distanza di molti anni, mi chiedo
La mia relazione con Marco, in che modo avrebbe potuto mettere in pericolo il rapporto che altre persone avevano tra di loro? Dov'era il problema? C'era una risposta? Se sì, io non riuscivo a trovarla. Nonostante il nostro amore, gli altri uomini e le altre donne avrebbero continuato a vivere la loro vita. Che importanza aveva la nostra per loro? I soldati sarebbero stati chiamati lo stesso al fronte. Avrebbero comunque continuato a correre sui campi di battaglia nonostante me e Marco. A ferirsi, a morire, a fermarsi per prendere fiato, per tossire, per soffiarsi il naso. Le fabbriche avrebbero continuato a produrre e i contadini avrebbero lo stesso arato i campi per raccogliere in estate. Io e lui, che male potevamo fare? Per un attimo scuoto il capo. Ciò che fu fatto alle persone come noi durante la guerra, il modo in cui fummo etichettati e trattati. Sono tempi così lontani e duri che a stento li riconosco come parte della mia vita. Raniero, Davide, Martino, miei amici d'infanzia e anche Claudio, il cugino di Marco che era cresciuto con noi, non ci pensarono due volte a rendere pubblico il nostro amore segreto. Sulla falsa riga del governo tedesco, anche quello italiano, soprattutto dopo la ricongiunzione con la Chiesa, iniziò a guardarci molto male. Ci ritenevano deboli, effeminati, incapaci di combattere per la nazione, indegni della croce e soprattutto ritenevano improbabile il nostro contributo alla crescita della popolazione con un figlio. In Germania iniziarono addirittura le deportazioni nei campi di concentramento e a quel punto io e Marco decidemmo di scappare di casa per coprire la nostra identità. Furono anni terribili e mentre ci nascondevamo per fare l'amore, nel resto del mondo l'odio e la violenza si diffondevano alla luce del sole. È stato un periodo orribile e credetemi, cercate di vivere il vostro amore sempre e comunque perché lo dovete a voi stessi. Se non è vissuto, l'amore lascia sul corpo gli stessi sintomi del colera. Eppure, noi non potevamo. Non importa quanti paesi e identità cambiammo nel tempo, perché l'amore è quella cosa che tu sei da una parte e l'altro dall'altra, ma gli sconosciuti si accorgono lo stesso che vi amate. Mi ci volle tutta la mia forza di volontà per urlare a Marco di stare indietro, per supplicarlo di rimanere lontano e quando non tornò più da me, rimasi lì, senza fiato, dentro e fuori dalla mia pelle allo stesso momento. Lo guardai solo svanire in lontananza e per molte volte riflettei su quel gesto. Cercai di legarlo a un significato. Marco mi aveva messo da parte o ero stato io? Ciò di cui non mi accorgevo era che l'influenza di mio padre stava ancora rovinando le cose nel presente. Non riguadagnai la sicurezza che il mostro aveva distrutto e per molto tempo mi comportai ancora come un animale furtivo. Consumavo il mio amore in fretta. Più volte avevo dimostrato a me stesso la mia incapacità di sopravvivere. Il mio cuore non perdonava e non dimenticava quello che aveva subito. Semplicemente si era adattato alle fitte e alle cicatrici. Per guarire dormivo, mangiavo, lavoravo e viaggiavo di nuovo. Tutto diventò così semplice e buono che mi fu impossibile apprezzarlo, perché per conquistare quella libertà avevo rinunciato a lui, il mio amore segreto. E fu proprio in uno di quei giorni che iniziai a fare i conti con la mia coscienza. A questo non c'è nessuna risposta, mi disse lei un giorno. Credi che Marco abbia già preso una decisione? L'unione è caduta tra di voi come la notte cala sulla terra. E se lo avesse pianificato? Probabilmente no, ma adesso che se n'è andato, lui... Pensi si sia preso una parte del tuo cuore con indifferenza, non è vero? Come un frutto lungo la strada. Era lì, era dolce. Perché no?
siete diventati amanti senza dirvi mai ti amo, come se la vostra unione fosse inevitabile. Eppure tu gli vuoi bene, anche adesso, dopo tanti anni in cui è andato e venuto dalla tua vita, nonostante il padre padrone che hai avuto, nonostante ti consideri malato. Caricò la parola con disprezzo e mi guardò. Tutto questo dovrebbe suggerirti qualcosa, non credi? Ogni risposta che davo alla mia coscienza era elusiva. Amavo Marco non come il ragazzo cercato con impegno per dividere la mia vita, ma come una parte familiare della mia esistenza. Perderlo fu come perdere una parte di me. Ero arrivato a contare sul suo calore, eppure sapevo di aver ragione. Non potevamo continuare come se niente fosse. In noi c'era qualcosa di orribilmente sbagliato, di torbido, come la feccia che fa imputridire il vino sul fondo della bottiglia. Dopo la mia richiesta non ero più riuscito a dirgli niente. Con semplicità ci allontanammo e non ci parlammo più. Il tempo e le notizie dal fronte iniziarono a trascinare il nostro rapporto rattrappito e io cominciai a desiderare che arrivasse qualcosa a smuoverlo. Non avevo pensato che quel qualcosa potesse essere qualcuno. Dal giorno in cui vidi Marco in compagnia di un altro uomo, presi a fare i conti con la mia coscienza sempre più spesso. Stavo male. Non so se Marco lo sapeva, ma quando immaginavo le sue labbra schioccare contro quelle dello sconosciuto, il rumore mi assordava e qualcosa nel mio petto si infrangeva a terra come le mille schegge di uno specchio. Ogni giorno senza di lui è spaventoso, vero? Ricordi il vostro primo bacio? Quel semplice gesto di offrirgli la bocca è stato come l'apertura di una cella. Quel che è venuto dopo, solo la continuazione inevitabile di quel che era già iniziato. Non vi siete fermati a considerare il senno o la moralità. Non avete esitato. Vi siete dati il permesso in silenzio e vi siete avventurati assieme in quella novità. Davvero riesci ad immaginare un'unione più profonda di quella, più meravigliosa della vostra prima volta? Siete stati interi quella notte, liberi dal ricordo di tuo padre e avete sperato e amato profondamente. Non hai avuto più diritti su di lui di quanti lui ne avesse su di te, eppure l'hai allontanato lo stesso. Hai preso e non hai più dato. Non rimpiangere la sua perdita, perché l'hai voluto tu. La mia coscienza fu crudelmente sincera con me. Il ricordo di quella notte è il vero tesoro della mia vita. Le mie dita tremanti sui bottoni della sua camicia serrata, senza speranza. Marco saggio e sicuro mentre mi sfiorava, solo per tradir sorpresa quando anch'io reagii. La nostra inesperienza lasciò spazio a un rapporto più intimo. Mi sforzai di essere gentile e forte e seppi che lui si stava impegnando allo stesso modo. Ho sentito parlare del nostro amore molte volte dai pettegoli del paese. Le ragazze lo immaginavano come una danza, chiocciando come galline al mercato. E gli uomini come un combattimento, con una risata d'intesa e sguardo di disprezzo. Eppure, cosa c'è da spiegare? Certe cose si possono solo sperimentare. Voi siete capaci di descrivere il colore azzurro? Il profumo di un giglio o il suono di un pianoforte? No, non credo. Allora, come posso io raccontare l'amore? Ricordi? Domandò la mia coscienza. La curva tiepida delle sue spalle, la durezza elegantemente maschile del suo petto, la sorpresa quando le vostre barriere sono cadute, il sapore del sudore sulla sua gola, il profumo della sua pelle. Queste sono solo cose piccolissime e, per quanto dolci, non incarnano la minima parte di quel che è stato. Nemmeno un milione di altri dettagli potrebbero. E quando avete finito, rammenti la sensazione, quella di due cuori vagabondi che finalmente si erano scoperti a casa.
Avresti potuto cedere tutto il mondo solo per rimanere a respirare il suo caldo silenzio ancora per un po', non è vero? Allora perché l'hai lasciato andare? Sorrisi al ricordo di quella folle prima volta. Marco mi mentì fingendo un crampo al polpaccio e io gli credetti. Una bugia così semplice ma che mi aveva riportato alla realtà. Quella di due ragazzi, forse uomini un giorno, che si erano dati l'uno all'altro. All'inizio credevi fosse impensabile. Mi ricordò ancora la mia coscienza. Credevi di averlo coperto di vergogna, di averlo ferito. E anche tu, all'inizio ti sei sentito infangato dal tocco che avete condiviso. Eppure è questo l'amore. Non merita d'essere amato chi non ha il coraggio di farsi odiare. Avete sopportato il disprezzo, ma tenere la bocca chiusa non è stata la scelta più nobile da fare. Quel segreto fatto di fantasie ha distrutto la vostra realtà. Soprattutto tu, il tuo cuore sanguina, perché hai mentito a te stesso. Non lo facciamo tutti? Domandai senza sperare in una risposta. Ripensai alle braccia di Marco, calde, avvolte attorno a me, il suo corpo che mi scaldava il fianco. Perché lo avevo negato? Perché mi ero ripromesso di cambiare? Davvero avrei dovuto smettere di essere quel che ero? Potevo farlo? Avrei voluto urlare il nostro amore e farlo sapere a tutti, sposarlo e rendere pubblico quello che il mio cuore aveva già promesso. Eppure non potevo. Andrea. Ancora oggi sento la sua voce chiamarmi dopo quella prima volta. Mi fermai con il piede oltre la soglia della porta e mi girai. Sì? Vieni da me stanotte. Non importa cosa possa succedere. Aprii la bocca per protestare. Promettimelo. Altrimenti non sopravviverò. Mi farai morire di crepacuore e sarà tutta colpa tua. Non importa cosa possa farci tuo padre o cosa possano dire gli altri. Ricorda questo. Adesso sono tuo. E lo sarò per sempre. Sempre e sempre, fin quando avrò forza. Il mio cuore si fermò a incartare quel dono e non riuscii a fare altro se non annuire come uno stupido. Marco mi sorrise come il sole che spunta dietro alle nubi in estate e poi scivola via da lui, in quello che rimaneva della notte. Avevi il cuore straziato al pensiero di non rivederlo più. Eppure, in un angolo egoista della tua mente, avresti voluto rimanere lì, con lui. Anche solo seduto sulla roccia davanti casa. Ti sembra una contraddizione? Beh, credo che lo fosse. E forse era proprio da questo che Marco traeva conforto. Riesci a immaginare il rumore del suo cuore spezzato quando lo hai allontanato? Il posto in cui hai spinto la sua anima dopo averlo fatto vivere una vita nell'illusione di conoscerti davvero? Improvvisamente mi si chiuse lo stomaco. Avevo sbagliato. Sentivo che la sua fiducia nei miei confronti era diventata più piccola, come una gomma per cancellare dopo ogni errore. Sai quando ti accorgi che una persona ti ama? Mi aprii alla risposta senza conoscerla. Quando ti cerca e tu non lo fai, ti ascolta nei momenti difficili, ti asciuga una lacrima, ti fa sorridere, ti mostra la sua gelosia smisurata. Ti dà tante affezioni, fa di tutto per ritagliare anche 5 minuti per vederti e sapere se stai bene. Non arrabbiarti con Marco solo perché è semplicemente stato se stesso. Non sono arrabbiato con lui. Dissi piano. So che vorrebbe esserci per me. Ha sempre trovato il modo di farlo e so che se solo gli offrissi la possibilità, sarebbe qui anche adesso, senza smettere di amarmi. Troverete il modo di riavvicinarvi. Tutti e due volete far parte della vita dell'altro. Ci vorrà solo un po' di tempo. Ma pian piano inizierete di nuovo a parlarvi, a sorridere, finché riuscirete di nuovo ad abbracciarvi come se nulla fosse accaduto. Sappi che se manchi a qualcuno, questo ti cercherà, altrimenti non gli manchi. E questo vale anche per lui. Ma se continuerai a pensare che sei sbagliato, malato o deviato, sappi anche un'altra cosa, e te lo chiedo.
Credi davvero di essere più forte dei tuoi sentimenti? Mi fece una domanda difficile, ma risposi sinceramente. So solo che non voglio nessun altro. Cosa dovrei farmene di altre persone? Io voglio solo i suoi baci sulla mia bocca. Nessun altro tipo di sapore. Mi mancano le sue braccia che mi tengono stretto. Avrei potuto continuare all'infinito. Volevo le sue carezze scivolare sul mio corpo e nessun'altra impronta su di me. Volevo che Marco si perdesse soltanto nei miei occhi e in quelli di nessun altro. Volevo diventare il posto in cui gli piaceva stare, il rifugio che non aveva mai trovato. Semplicemente lo volevo nella mia vita in un modo in cui non ero riuscito ad ammettere a me stesso prima di perderlo. Allora incazzati, Andrea. Non perdonare, non lasciar correre. Devi andare da lui e dirgli che finalmente hai sbattuto il muso contro la verità. Urla, sfogati se vuoi. Di quello che pensi, non tenere tutto dentro, perché dentro ristagna e fa male. Arrabbiati se qualcosa non va, se la gente ti discrimina o ti prende in giro. Incazzati perché nessuno ha il diritto di farti nascondere chi sei, perché niente e nessuno è meglio di te. La mia coscienza parlava come una che c'era già passata. E di certo era convinta della legittimità delle sue parole. Forse ora ti sembra di fare una scelta sbagliata dopo l'altra, ma sei davvero sicuro che lo sia? Rispondo io per te. Forse sì, e forse no, perché sei stupido quanto tuo padre. Cerchi di ragionare, ma poi ci sono i momenti in cui la ragione non ti interessa e pensi solo a lui. Tutte le persone che vedi hanno fatto scelte sbagliate. Tutte hanno commesso errori e hanno compreso che la vita è come la trama della paglia in cui tu e Marco avete fatto l'amore per la prima volta. Vivere, andare avanti, sono come quell'intreccio di fili d'erba ingialliti, appassiti e pungenti, del quale tutti noi, nella prima metà dell'esistenza, possiamo osservare il dritto, nella seconda il rovescio. Quest'ultimo non è così bello, ma più istruttivo, perché ci fa vedere l'intreccio che abbiamo tessuto, il suo significato, quello che abbiamo lasciato. Ammiravo quella parte di me che voleva semplicemente essere se stessa, che non cambiava di fronte alle opinioni e alle persone. La sua complicata semplicità, il suo emozionarsi per un gesto del cuore, tormentata e con i sentimenti a pezzi. Il suo affrontare il domani con gli occhi al cielo e un sorriso per tutti. Che nonostante i problemi, i doveri e le difficoltà, la sua vita la voleva vivere e la viveva, anche se in un mondo fatto di speranza. Quel che sentivo per Marco era doloroso e pieno di rabbia. Un peso che mi cresceva nel petto ogni volta che lo vedevo in compagnia dell'altro uomo. Cosa mi rimaneva di quello che eravamo stati? Io avevo conosciuto ogni sfumatura del suo carattere forte. Mi ero preso ogni sua verità e l'avevo strappata. E cosa gli avevo offerto in cambio? Bugie, segreti, paure e pezzi fasulli del mio essere. L'opinione che mi ero fatto su di me dal suo punto di vista si indurì, come cera che si raffredda. E l'abbandono crebbe mentre ci pensavo. Per tutta la vita mi ero sentito diverso. Mi ero messo da parte, considerando Marco solo come una variabile. E se fosse proprio quella la parte che dovresti ascoltare? La mia coscienza conosceva una sola risposta, e con quella raggiunsi la radice più profonda del mio dolore. Scoprii che la vita, per come mi era stata imposta, per come l'avevo vissuta, mi era in realtà estranea come una lama nel cuore. Come dovevo considerare la risposta se non un altro abbandono? Una strada persa nell'oscurità, una falsa promessa di calore e amicizia a me stesso. La mia coscienza scosse per l'ennesima volta la testa. Che stupido sei stato. Hai cercato di abituarti ad essere solo, eppure continui ad aggrapparti ai ricordi, dove un tempo c'era il conforto. Ora hai capito? Il boccone che non riesce a mandare giù è impossibile da inghiottire anche per me se non ti accetti. Le lacrime da bambino che ti pungono le ciglia, il controllo a cui ti costringi, il respiro rallentato e la vergogna che cerchi di non provare sono le stesse sensazioni che sento anch'io.
Non pensi che amando sinceramente, assieme, potresti cambiare il futuro? Ogni cosa che farai potrà cambiarlo. Ciò che non puoi cambiare è solo il passato. Lasciai finire quella riflessione nel silenzio. Mi allontanai dal mondo e rientrai di nuovo in quel nascondiglio chiamato me stesso. Un posto dove contenere le emozioni, i turbamenti e tutte le paure. Ma che all'improvviso mi aveva insegnato una lezione diversa, fatta di nuove armonie, nuovi equilibri e nuovi squilibri. La mia coscienza aveva ragione. Il futuro mi faceva paura solo perché il passato mi aveva fatto male. In quel momento avrei voluto mandare tutti al diavolo, lasciare uscire il demone dal mio cuore e farlo finalmente amare. Libero! Senza confonderlo più con le parole e l'ignoranza della gente. Andai davanti alla specchiera. Mi pettinai, mi profumai e mi vestii con eleganza come non mi ero mai presentato prima. Finalmente nessuno avrebbe più confuso il mio silenzio con l'accettazione, la mia calma con l'ignoranza, la mia gentilezza con la debolezza. Tirai un pugno al quadro di mio padre, bucandolo da parte a parte all'altezza degli occhi. Strappai e calpestai i suoi ricordi sul pavimento. Scesi in strada, comprai un mazzo di rose rosse e infine presi il mio cuore in mano e corsi a casa di Marco. Non so dirti che tipo di fiore tu sia, ma finalmente sei sbocciato. La fredda e lunga notte nella tua anima è passata. Hai tratto forza dai tuoi sogni, nutrimento dal tuo amore. Ora sii solo paziente. Curati, amati senza paragonarti al fiore di nessun altro, perché non esiste fiore più forte e bello di quello che si apre nella pienezza di ciò che è, perché in fondo fiorire era tutto quello che dovevi fare. La mia coscienza aveva ragione. Se solo amiamo e accettiamo realmente noi stessi, a dispetto dei tempi, delle mode e dei pregiudizi, così come siamo, tutto andrà bene nella nostra vita. Accettare noi stessi è la chiave per ogni porta e ogni cambiamento positivo in cui osiamo sperare. Ma attenzione! Parlate sempre piano se parlate di amore. Mentre correvo a casa di Marco, mi sorpresi a controllare ogni via, ogni negozio in cui era solito andare. Ero pronto a cogliere ogni occasione per incontrarlo e se lo avessi incontrato di schiena, gli avrei preso il braccio e l'avrei costretto a voltarsi. Sorrisi e pensai in un lampo di intuito che anche lui si era immaginato quella scena più e più volte. Camminai in fretta fino all'ultima curva prima di casa sua e prima di vederla una camionetta dell'esercito sfrecciò alla mia sinistra, diretta in caserma. Una goccia di sudore mi attraversò la schiena come una lumaca di ghiaccio, gelandomi sul posto. Non potevo sbagliarmi. Marco era su quel mezzo e indossava la divisa grigio-verde del buon soldato. Si era arruolato e stava per andare in guerra. D'istinto lasciai cadere le rose di mano. Mi sembrò che non ci fosse più aria da respirare per me e strinsi le mani al cuore, come un anziano che sta per morire. Senza di me, senza passato, senza futuro, piegato dai ricordi e con il cuore che pompava di sprezzo assieme al sangue. Cosa restava di lui? Poteva camminare su due gambe e conoscere l'abbandono e la fuga da me che gli avevo fatto tanto male. Oppure cercare altre sofferenze e dimenticare, fino a quando il mio profumo sarebbe stato solo il ricordo di qualcosa di piacevole. Immaginai la sofferenza che lo aveva spinto a quella scelta, la speranza vana di un mio ritorno, senza sonno, senza cibo, senza interessi. Mi diedi per sconfitto senza lottare e andai verso il mare, sulla cornice della scogliera. La sabbia portata dal vento mi graffiò. La sabbia portata dal vento mi graffiò il volto mentre salivo in alto. Attorno a me solo pietre e ghiaia, erbacce scricchiolanti e in lontananza il mare. Mentre salivo, il vento era sempre più forte,
e l'erba sempre più verde. Una pioggerellina fine prese a tamburellare i miei vestiti, passandovi attraverso. Raggiunsi la cima e appoggiai il sedere a terra con le gambe sullo strapiombo. Guardai l'acqua, le rocce sotto di me e ciò che restava del mazzo di rose. Perché lo avevo raccolto e non mi ero limitato solo a calpestarlo? Assaporai la mia consapevolezza e quella che probabilmente Marco aveva avuto di me. Il silenzio dei miei pensieri durò a lungo e infine dissi qualcosa ad alta voce, senza sapere perché. Allora chi era l'uomo che ho visto con lui? Mi domandai. Riconobbi il passo di Marco prima ancora di sentire la sua voce. L'ufficiale reclutatore addetto a questa zona. Si tolse il cappello e vidi che i suoi capelli color della foresta erano stati rasati secondo regola militare. D'un tratto ebbi la consapevolezza straordinaria che nella mia vita poteva accadere qualunque cosa, proprio qualunque cosa. Mi chinai in avanti, il mento fra le mani, le dita sulla sua bocca. Chiusi gli occhi, ma le lacrime traboccarono da sotto le sopracciglia. Che disastro ho combinato. Che razza di pasticcio ho fatto delle nostre vite. Singhiozzai disperato. C'erano mille risposte. Potevo raccontarmi che non era stata colpa mia, ma di mio padre, della gente, dei nostri tempi, che ne eravamo stati vittime. All'improvviso mi svuotai di ogni energia e lasciai perdere tutto. Ora è tardi. Può ancora esserci qualcosa per te e per me. Oh, Andrea. Anche nel rimprovero, il mio nome pronunciato dalle sue labbra era una dolcezza dolorosa. Per noi è sempre stato troppo tardi, o troppo presto. Sempre ieri, sempre domani, o dopo quest'ultima fuga. Ma ora abbiamo bisogno di qualcosa che possa essere adesso. Io ne ho bisogno. Per qualche attimo ci guardammo nel nostro silenzio triste. Poi chiesi piano. E con l'esercito diserterai? Sai che non avranno pietà. Stavo andando a firmare, ma non l'ho fatto. Spiegò lasciando il resto all'immaginazione. Penso che anche lui mi avesse visto in quel momento, prima della curva. Mi sentii peggio di quando l'avevo visto sfrecciare via. Ma adesso c'era un brandello di possibilità. Ora era questa la realtà. Non era ancora troppo tardi. Non mi avvicinai né lo toccai, ma quando abbassò la guardia, i suoi occhi lo tradirono e allacciò lo sguardo al mio, per una frazione di secondo che durò un'eternità. Ti amo. Dissi senza conoscere la forza che serviva a pronunciare quelle semplici parole. Non sogno altro che sposarti e passare il resto della mia vita con te. Potevo davvero dire e fare qualsiasi cosa. Marco non rispose. Tuttavia non indietreggiò. Io mi alzai con leggerezza. Ignorai la sua mano alzata per fermarmi. Socchiusi gli occhi e lo fissai attraverso lo spazio che ci separava e mi inginocchiai davanti alle sue gambe. Afferrai la sua mano con delicatezza, come se tentassi di non schiacciare le ali di una farfalla. Prima di infilare al suo dito un anello immaginario, fatto di sogni. Per un attimo lui restò dritto come una spada, forse incredulo per il mio cambiamento. Gli gettai un'occhiata e sorrisi. Prima che mi alzassi, lui aveva già chiuso gli occhi e piegato in avanti la testa, in modo da appoggiare la fronte contro la mia. Il bacio che seguì fu naturale come il respiro. Quella sera il sole cominciò a immergersi nell'acqua, mentre noi eravamo finalmente l'uno dell'altro.
La spiaggia svanì nella notte, come il mondo ai nostri piedi. E da quel momento i nostri cuori caddero nelle goffe mani dell'altro come un frutto maturo dall'albero. Vorreste sapere altro, non è vero? Mi spiace, ma la storia che posso raccontarvi finisce qui. Forse qualcuno di voi non sarà capace di capirla, sentirla, gioire o versare una lacrima per noi senza un pizzico di disgusto. Ma in fondo, sapete che mi interessa. A tutti gli altri, invece, dico, siete etero? Siete omosessuali? Tutti e due? Fregatevene e amate chi volete. Perché voi siete il centro di tutte le vostre relazioni. Siete responsabili della stima in voi stessi, della crescita, della felicità e della realizzazione. Nessun altro vi regalerà queste cose. Vivete come se foste soli. E tutti gli altri un dono che vi viene offerto per arricchire la vostra vita. Solo così riuscirete a raggiungere l'immensità che sono riuscito a vivere con Marco. Con la verità delle mie labbra, ogni volta che gli ho sussurrato la mia promessa d'amore folle. Perché quando l'amore non è follia, non è amore.